Salve a tutti e bentrovati in questa rubrica di psicologia eretica. Come vedete, oggi è il nostro secondo appuntamento. Abbiamo tolto il logo di Arfip della nostra ammiraglia e cominciamo a dare una dignità, un'autonomia, diciamo così, a questo nuovo canale che adesso sta nascendo come canale, come vi dicevo. Nell'incontro precedente, che però insomma vuole acquisire una sua collocazione specifica, diciamo come polo di riflessione, di confronto, cioè ovviamente pacato, ovviamente non urlato, non volgare, però dove possono e devono trovare opportunità di espressione tutte le istanze, diciamo, relative appunto a questo aspetto della psicologia, quindi delle nostre emozioni, dei nostri comportamenti, per fare un'analisi, diciamo, più puntuale del contesto all'interno del quale siamo catapultati. Insomma, come dicevo nell'incontro precedente, insomma, ci troviamo di fronte a un mondo così nuovo, che ci impone alcuni riassestamenti, no? Questo, insomma, penso sia pacifico un po' da tutte le parti. Ovviamente abbiamo anticipato nell'incontro scorso che avremmo parlato oggi appunto della dissonanza cognitiva, quindi andiamo a bomba senza perdere ulteriore tempo in presentazioni, tanto ormai ci conosciamo, sapete che sono Intini Francesco. Non c'è nuovamente la presentazione, non ci sarà tutte le volte, ci mancherebbe altro, però ovviamente insomma avete anche già i miei contatti, ci possiamo sentire qui a questa mail psicologiaeretica@gmail.com. Ora andiamo a prendere la tematica appunto di oggi, la coerenza e la dissonanza. Insomma, cosa sono? Sono due facce più o meno della stessa medaglia. Perché? Perché noi esseri umani, diciamo internamente, e mi si perdoni ovviamente un linguaggio, diciamo, non squisitamente tecnico, però diciamo che, come spiegavo nelle premesse della scorsa, ovviamente, lezione, o video, chiamiamolo come preferiamo, essendo io uno dei tanti psicologi sospesi, diciamo che adesso ho facoltà di muovermi come un libero cittadino, quindi ovviamente non sono obbligato a fornire una bibliografia specifica, tuttavia lo faccio a prescindere perché mi sembra doveroso parlare in modo, diciamo, organizzato, dove ogni riferimento è reperibile per gli altri, ci mancherebbe altro. Però diciamo che non sono queste delle lezioni proprio squisitamente di psicologia. Quando lavoro nella mia veste, diciamo, classica di psicologo e grafologo, ovviamente utilizzo delle terminologie più specifiche e, diciamo, non entro nei dettagli come cerco di fare qui. Adesso invece noi vogliamo avere proprio una spiegazione, no? Più semplice, più alla portata di tutti, il che non significa che sia meno attendibile, attenzione, è soltanto una modalità di linguaggio, una modalità di presentazione che è più incline a il non psicologo piuttosto che allo psicologo professionista, quindi in questo modo cercherò di dare delle spiegazioni che tutti possano capire, non necessariamente chi ha un titolo specifico, insomma, questa è la mia intenzione. Ovviamente voi scrivetemi alla mail o nei commenti, insomma, anche quello che è il vostro gradimento relativamente a questo tema. Ora, ricominciamo a centrarci sul concetto di dissonanza cognitiva. Però partiamo dal suo opposto, cioè diciamo che ciascuno di noi ha bisogno di una coerenza interna. Cioè, coerenza interna è un allineamento sostanzialmente tra il nostro pensare, il nostro sentire e il nostro agire. Questo sempre per fare le cose molto, molto
semplici. Quindi, pensare, sentire ed agire devono essere sostanzialmente in linea. Quindi io penso che una cosa è buona, ad esempio, penso che la pasta è buona, sento la fame, ovviamente, mi mangio il piatto di pasta che considero buono. Ovviamente non mi andrei a mangiare una cosa che, diciamo così, non mi stimola più di tanto, no? Quindi ciascuno poi attiva i suoi comportamenti sulla base di quelle che sono delle congrue cognizioni, diciamo così, no? Soltanto che poi i nostri comportamenti, in linea di massima, non è che noi possiamo dire che l'essere umano sia un essere, diciamo, squisitamente razionale, piuttosto che squisitamente o esclusivamente razionale o esclusivamente emozionale. No, non siamo così, c'è questo equilibrio comunque da mantenere. Quindi quando diciamo facciamo qualcosa verso cui abbiamo degli atteggiamenti contraddittori, opinioni che non sono coerenti sostanzialmente o che magari si contraddicono proprio esplicitamente con le nostre valutazioni emotive, io creo uno stato di dissonanza, uno stato di squilibrio. Dal punto di vista fisiologico, questo stato di squilibrio non è altro che un eccitamento, però un eccitamento spiacevole, quindi uno stato di tensione. Noi lo riconosciamo anche su di noi come una maggiore tensione corporea, quindi quelle che venivano e vengono ancora chiamate, diciamo così, delle tensioni residue, no? Che rimangono, come se io facessi un esercizio, diciamo, molto stancante, ad esempio per il mio braccio, per il mio bicipite, e poi subito dopo io sento che il braccio continua ad essere teso, no? Affaticato, ha lavorato di più di quell'altro. E dovrò mettere in atto ovviamente un qualcosa per ridurlo, magari se è una questione muscolare. Posso prendere un po' di crema, magari tipo l'arnica o qualcosa del genere, e andare a massaggiare il muscolo per favorirlo nel rilasciare praticamente queste tensioni. Ecco, quando noi invece parliamo di psicologia, di emozioni, non è proprio così semplice da individuare questo fenomeno. Ora, premesso che io vi ho parlato anche delle tensioni residue, quello è tutto un altro argomento e poi magari insomma sarà interessante anche parlarne, però diciamo che noi esseri umani abbiamo bisogno che le nostre opinioni, i nostri sentimenti e i nostri comportamenti siano il più possibile in linea. Quando questo non accade, abbiamo detto che viviamo uno stato di tensione. Questo stato di tensione deve essere tolto. È come se io ho una spina che mi dà fastidio, ho quel muscolo e caspita, mi dà fastidio, mi ci va l'attenzione su ogni movimento che faccio, caspita, sto muscolo si fa sentire più degli altri muscoli. Quindi io, una volta che ho accumulato queste tensioni, questo eccitamento, che posso fare per stemperarlo, per riportare la mia mente, anche il mio corpo, in una condizione, diciamo, di precedente equilibrio, quindi senza entrare nei concetti di arousal, di attivazione neurofisiologica, eccetera, eccetera, perché ovviamente vogliamo essere più semplici, vogliamo andare al nocciolo qui, non ci soffermiamo troppo sul tecnicismo. Ripeto, non vogliatemene ovviamente, però poi magari ci sono anche dei corsi più specifici che possono magari interessare alcuni di voi e dove andremo ad approfondire in un modo più pertinente. Però, insomma, adesso riflettiamoci, no? Nel momento in cui io mi trovo a vivere questa tensione spiacevole, considerando che è generata da atteggiamenti, da tutta quella somma di cognizioni, no? Di informazioni che io possiedo, potrò andare a cambiare atteggiamenti, piuttosto che cambiare comportamento. Se io so che mettere la mano sul fornello mi brucia, beh, non è che ce la vado a mettere tanto volentieri. Fin qui stiamo parlando dell'acqua calda, ragazzi. Non è che
stiamo facendo chissà quale scoperta, stiamo mettendo un punto preliminare che ci aprirà al discorso di oggi. Quindi, quando io voglio ridurre questo stato di tensione e eccitamento, avrò diverse possibilità. Ora, qui io ne metto soltanto due perché sono quelle principali. Se poi dovessi entrare all'interno, ad esempio, di tutta quanta quella che è la sfera relativa alla patologia, alla psicopatologia, ad esempio, io posso mantenere quel comportamento, mantenere quell'atteggiamento, però poi magari cambiare un fattore magari interno. Ad esempio, inizio a sentire le voci, che non è che siano le voci, è la mia voce interna mal interpretata, eccetera, eccetera. Però, vedete, di strategie ce ne possono essere anche altre. Io ora ho messo soltanto queste due per ovvi motivi di sintesi, ovviamente. Quindi, noi già dal 1957 abbiamo una teoria a disposizione. La teoria che oggi viene chiamata della dissonanza cognitiva è una teoria prodotta, elaborata, ovviamente studiata e scientificamente validata dal dottor Leon Festinger. Questo è un riferimento bibliografico, cercatevelo, è interessantissimo. Io vi direi, al di là della ricerca dell'autore, sapete, su internet, su Wikipedia, piuttosto che qualche altra informazione così presa anche da libri di antologia, ovviamente, della psicologia. Interessantissime, ci danno informazioni fondamentali, però se cercate proprio qualche testo dell'autore, sicuramente è molto meglio. A me si aprirono gli occhi quando iniziai a leggere, ad esempio, gli scritti di Rorschach, direttamente da lui e non da tutto quello che venne dopo, piuttosto che tanti altri autori, ovviamente, quando vengono trattati da un altro, anche in questo caso sono io che vi sto parlando di Festinger, potrei io, anche magari animato da buona fede, mettere delle distorsioni praticamente su quelli che sono i contenuti passati da Festinger. Quindi, ovviamente, io suggerisco sempre: datevi un'occhiata in autonomia. E ovviamente rifletteteci voi. Io spero solo di recitare un ruolo un po' da Cicerone che vi accompagna e vi mostra tanti aspetti del nostro sapere che magari non sono accessibili ai più. Questa è l'intenzione di questa iniziativa di psicologia eretica. Metto iniziativa perché ancora non so di preciso come catalogarlo e classificarlo. Ora, quindi, secondo questo modello di Leon Festinger, l'incoerenza tra un atteggiamento e un comportamento alla fine è riconducibile essenzialmente a due condizioni. Cioè, quando è che si può verificare? Quando devi prendere una decisione, più o meno forzatamente, da un massimo grado di libertà a uno minimo di libertà, al mettere in atto dei comportamenti controattitudinali. Cosa sono i comportamenti controattitudinali? È quello che io non farei in sostanza. A me piace, che ne so, fumare e mi fumo magari le sigarette della marca X. Domani non trovo in tabaccheria le sigarette di marca X, che faccio? Rimango senza fumare? Beh, possibilmente un altro pacchetto di sigarette lo prenderò. Non è quello che vorrei, però l'ho preso lo stesso. Ecco un esempio di comportamento controattitudinale: fare un qualcosa che non avresti fatto se non in determinate condizioni che un po' ti hanno esortato a mettere in atto quel comportamento. Quindi ora cerchiamo di capire cosa sono quindi questi fenomeni, no? Che ci portano a una dissonanza cognitiva. La dissonanza cognitiva la stiamo andando a trattare, la stiamo andando a definire, ancora non abbiamo una definizione chiarissima. Sappiamo che è questo stato di tensione spiacevole, no? Ovviamente questo stato di tensione spiacevole si può verificare in diversi momenti, prima di una scelta, ma anche dopo una scelta. Prima di una scelta nella fase decisionale, quanto peseranno magari le aspettative di mia madre piuttosto che di mio nonno. Magari io devo andare a votare
e non voterò proprio per il partito che volevo io, ma voterò quel partito per, su indicazione magari di mia madre, perché so che lei ha bisogno magari di un adeguamento della pensioncina che magari questo partito sta promettendo, ad esempio. Quante volte succedono queste cose? Quindi, ad esempio, quando noi ci troviamo in uno stato di dissonanza cognitiva, quindi in questo stato di tensione spiacevole, post-decisionale, quindi dopo che hai preso una decisione, ho fatto questa cosa, mannaggia se non l'avessi fatto. Cosa posso fare per diminuire lo stato di tensione, quindi questo aspetto più fisiologico, proprio corporeo, di fastidio che continuo a percepire? Come posso fare? Lo posso fare, diciamo, in diversi modi. Anche qui non entriamo in tutte le possibilità perché ci mancherebbe, non stiamo facendo una trattazione analitica, tecnica di ogni occorrenza possibile, ci mancherebbe. Però, ad esempio, io posso modificare in positivo le ragioni che possono costituire praticamente una giustificazione per me stesso, relativamente alla scelta che ho fatto. In altre parole, che cosa vado a fare? Vado a modificare in positivo le valutazioni sull'opzione scelta e in negativo quelle non scelte. Esempio, esempietto di attualità. Mi devo fare il vaccino, devo, non me lo sarei fatto, magari, però mi dicono tutti che lo devo fare, lo farò per il bene dei miei nonni, per il bene degli zii, eccetera, eccetera. Vedete? Si trova, l'ho dovuto fare per questo. Quando troviamo tante persone che ci dicono: no, io sono stato obbligato a farlo. Beh, sì, è vero, per carità, tante persone hanno subito, io per primo, poi mi riallaccio a questa tematica, come sapete, è un po', stiamo vivendo tutti un po' un momento particolare, però andiamo a modificare praticamente in positivo le valutazioni che giustificano la scelta che ho fatto. Beh, io l'ho dovuto fare per poter lavorare, io l'ho dovuto fare per mio nonno, io avevo mio zio e quindi l'ho dovuto fare. Poi, al di là di, ho preso soltanto lo spunto, non è che sto andando a criticare chi ha messo un comportamento, in atto un comportamento piuttosto che un altro, non voglio proprio trattare così la tematica. Poi, insomma, ciascuno ci rifletterà, però quello che possiamo dire è che sicuramente questo tema della coerenza e dissonanza cognitiva negli ultimi anni è stato fortemente cavalcato anche dai governi e dalla propaganda che è stata messa in atto, quindi ciascuno si faccia le sue idee. Altra possibilità è quando viene messo in atto un comportamento quindi controattitudinale. E quando io devo mettere in atto un comportamento controattitudinale, quindi quello che diciamo prima, una cosa che alla fine non volevo fare, però l'ho dovuta fare per ottenere un qualcosa, ho comprato il pacchetto di sigarette X anziché quello mio consueto perché non ce ne avevano. Potrò andare a ricercare tutta una serie di informazioni che siano consonanti con uno degli elementi verso il quale si è creato lo squilibrio. Quindi a me quelle sigarette non mi piacevano, però poi magari dico: vabbè, però effettivamente queste qua sono più naturali, magari hanno meno additivi, hanno un processo di tostatura del tabacco più raffinato, più pregiato, eccetera, eccetera. Posso trovare quello che voglio, sia che siano vere, verosimili, sia che siano palesemente distorte. L'importante è che io riesca a darmi una giustificazione praticamente che vada a rimettere in equilibrio questa sensazione che si è creata. Quindi noi, vedete, adesso stiamo parlando appunto della coerenza, del bisogno di coerenza, dell'evitamento della dissonanza cognitiva, perché nel momento in cui noi viviamo questa dissonanza cognitiva, viviamo qualcosa di spiacevole. E quindi siamo motivati internamente in modo endogeno, si dice, cioè nessuno ci deve venire. È come se io ho una spina praticamente piantata sotto al piede, non è che mi serve qualcuno che venga e mi dica: oh, guarda che la spina sotto al piede la devi togliere, lo so da solo, mi dà fastidio a me in prima persona, quindi
la motivazione a ridurre la dissonanza è un po' come la spina sotto al piede, qualcosa che ti rompe le scatole e che ti porta comunque, attiva l'individuo alla ricerca appunto di informazioni che siano pertinenti con l'atteggiamento e col comportamento che si intende mettere in atto o che si è costretti a mettere in atto, però nello stesso tempo, mentre noi andiamo alla ricerca di tutto ciò che è positivo, che conferma la scelta che ho fatto, quando le persone comprano una macchina nuova, ora per non rifare l'esempio del vaccino, compri una macchina nuova. Avete mai visto una persona che dopo che ha comprato la macchina nuova viene e ti dice: guarda, ho preso una fregatura, è una schifezza sta macchina? Non succede mai. Sono tutti entusiasti della loro scelta, con tutto che magari poi si sono riempiti di rate, hanno fatto uno sforzo economico, eccetera, eccetera. Sono tutti favolosamente coerenti con la scelta fatta. Tante volte tu vai a vedere, magari una persona che si è comprata una macchina che magari non si potrebbe permettere per il suo trend di vita, per i suoi standard economici, eppure magari troviamo queste forme di entusiasmo, alle volte quasi delirante, quasi in contrasto proprio con quella che è la realtà delle circostanze, però ciascuno insomma leggerà a modo proprio la realtà. Quindi, come dicevamo, per la percezione noi abbiamo una sorta di invenzione della realtà, quindi la realtà, non essendo, diciamo, oggettiva in ogni sua manifestazione, beh, ovviamente ci apre questo range di interpretazione. Ovviamente noi da una parte andiamo alla ricerca attiva di tutte quante le cose positive. Mi sono comprato sta macchina, quanto è bella, ma guarda, questa c'ha l'autoradio così, il climatizzatore cos'ha, eccetera, eccetera. E andiamo a evitare attivamente di entrare in contatto invece con le informazioni negative. Io ormai me la sono comprata sta macchina, mi arriva l'informazione che tutte quante queste macchine qua, magari modello XY della marca XY, purtroppo invece hanno un difetto, che ne so, alla, boh, io non intendo di motori, quindi che ne so, al carburatore. Quindi so che hanno un problema al carburatore, che vengono molto spesso, magari alcune sono esplose, altre, però io quelle informazioni lì avrò innatamente, diciamo così, a disposizione una possibilità, quella di girare la faccia sostanzialmente, che si chiama processo di esposizione selettiva. Quindi io mi espongo solo ed esclusivamente alle informazioni che confermano quello che ho fatto e quello che sento. In questo modo non ho dissonanza cognitiva, per carità, però non ho nemmeno una piena consapevolezza delle circostanze e della situazione. Mi permetto di avanzare questa critica. È un po' come se uno vivesse con un velo davanti che gli offusca le immagini. Ovviamente, questi aspetti della ricerca di coerenza, evitamento della dissonanza, eccetera, eccetera, sono tematiche che non è che siano partite, diciamo, da quella parte della psicologia che è sempre stata un po' l'elite, no? Perché se noi pensiamo alla psicologia, chiunque di voi penserà a Jung, Freud, Adler, insomma, i grandi clinici, in sostanza. Il grande clinico cosa ha fatto? Si è impegnato nel rapporto con il paziente e sulla base del rapporto con il paziente ha cercato di produrre, sistematizzare, insomma, dare corpo a quelli che erano dei meccanismi che al terapeuta ovviamente apparivano chiari ed evidenti. Mentre invece questa parte qua relativa allo studio della dissonanza cognitiva è stata un po' una parte un pochino bistrattata, diciamo la verità. Non sembrava essere così affascinante come aspetto della psicologia, perlomeno per alcuni, per i più sostanzialmente. E
venne invece un po' presa quasi in esclusiva, diciamo così, da tutta quella corrente che si è occupata dei consumi, delle vendite, perché operare una scelta, beh, caspita se diventa importante nel momento in cui devo o non devo comprare un qualcosa. Quindi loro si sono concentrati molto per cercare di stabilire quali siano le leggi che modulano e che governano questi meccanismi. Ovviamente noi non è che ci addentriamo adesso nella parte specifica, diciamo, della psicologia dei consumi, che è affascinantissima. Io l'ho studiata molto, ho tenuto anche diversi corsi quando ero più giovane, anche perché io vengo da un padre venditore, quindi comunque delle tematiche che a casa mia si sono sempre masticate praticamente, quindi diciamo che non possiamo soffermarci su questo, ma io vi esorto ovviamente a informarvi perché sono delle tematiche, diciamo, molto interessanti. Qui oggi noi andiamo a parlare appunto della dissonanza cognitiva, quindi le persone, gli esseri umani, cosa fanno per evitarla appunto questa dissonanza? Quindi, quando cercano di avere delle credenze, delle cognizioni, delle convinzioni cognitive, quindi delle informazioni che siano in accordo con quello che noi stessi sentiamo. Qui c'è un allineamento. E questi sono appunto gli allineamenti tra l'aspetto più fisico, fisiologico, e l'aspetto invece più cognitivo. Io so che una persona è buona e sono disposto in un certo modo nei confronti di questa persona. Se io invece so che di fronte a me ho un dittatore che ha ammazzato tanta gente per motivi futili, beh, io tenderò a provare un maggiore rifiuto nei confronti di questa persona. Ora quindi entriamo più nel vivo. Perché? Perché possiamo dire che probabilmente un'informazione influenza un'emozione. Io non conosco Adolf Hitler. Arriva qualcuno e mi dice: guarda, questo signore qua ha fatto questo, 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 quest'altro, ha ammazzato queste persone, questi li ha trattati così, a questi gli faceva queste cose ignobili. Io, nel momento in cui ascolto questa narrazione, acquisisco informazioni. Queste informazioni non è che mi lasciano asettico, non sono un robot. Daranno vita in me, ovviamente, a un'emozione. Quindi possiamo dire che un'informazione modula l'emozione. Vero questo aspetto, però questo era quello che si pensava fino a qualche tempo fa. Oggi come oggi il paradigma è un pochino cambiato, anzi si è anche capovolto. C'è anche la possibilità che un'emozione influenzi l'informazione. Voi dite: com'è possibile? Il mio sentirmi in un certo modo può influenzare quello che saprò o quello che so relativamente a un fattore. Beh, io ovviamente voglio darvene una dimostrazione pratica, non mi soffermo praticamente a raccontarlo, ma voglio farvi vedere proprio un esperimento. Un primo esperimento che vediamo adesso, proprio a proposito della dissonanza cognitiva, anche se non sempre accade quello che abbiamo visto finora, ossia che un'emozione, che una cognizione moduli un'emozione, ma può succedere anche il contrario, e lo dimostrò proprio Rosenberg nel 1960, quindi qualche tempo dopo le prime teorie di Festinger. Vedete come era proprio fervido il dibattito in quegli anni. Ora, questo Rosenberg che cosa fece? Prese tutta una serie di persone di un quartiere, persone rigorosamente bianche,
e mi chiese di esprimere il loro atteggiamento, una valutazione praticamente nei confronti delle persone di diversa etnia, quindi nei confronti dei neri. E cosa ne pensavano circa la possibilità di arrivare a una integrazione appunto tra questi gruppi, quindi una maggiore vita comune di condivisione, qualcosa che era, insomma, parliamo degli anni 60, quindi insomma un contesto un po' diverso. Gli fa quindi tutta una serie di domande. In un incontro successivo, alcuni di questi vennero praticamente richiamati ed ipnotizzati. In questo stato di trance gli fu suggerito praticamente di sentire un'emozione distensiva nel momento in cui fossero entrati in contatto con le persone di colore nero. Ora vedete la differenza dove sta. Allora, prima li chiamo e gli faccio delle domande. Io dico: cosa ne pensi delle persone nere? Sono brutti, e sono sporchi, e sono antipatici, e cucinano, fanno degli odori brutti, e non si può stare con loro. Le persone che avevano quindi maturato autonomamente degli atteggiamenti più negativi vengono richiamate. Vengono richiamate, vengono ipnotizzate, e nello stato di trance gli viene detto: no, i neri sono belli, i neri sono bravi, i neri sono amici, eccetera, eccetera. Assolutamente no, non gli è stato detto questo. Gli è stato detto: da questo momento, quando incontrerai una persona con la pelle diversa dalla tua, proverai, rilasserai i tuoi muscoli. Vedete? Viene proposto un comportamento di distensione, non di tensione. Poi, dopo un po' di tempo, queste persone, sempre questo gruppo di persone, venne richiamata e reinterrogata. Quindi gli rifanno quel questionario che gli avevano fatto in precedenza, no? Vanno a vedere se alla fine tu mantieni la tua coerenza o meno. E cosa trovarono? Trovarono che quelli che erano stati praticamente ipnotizzati avevano cominciato ad esprimere, nel secondo questionario, una maggiore apertura relativamente all'integrazione razziale, appunto, con la parte nera del suo quartiere. Quindi, che cosa è successo? C'è stato un cambiamento dell'assetto cognitivo, che aveva proprio la funzione di ridurre l'incoerenza. L'incoerenza con chi? Con che cosa? Con il nuovo stato emotivo. Uno stato emotivo, diciamo, programmato all'interno di una sessione di ipnosi, però non è che gli ha dato informazioni: guarda, i neri sono persone brave, guarda, i neri sono persone con le quali vale la pena stare, ti presentano un modo di vivere, una vita magari diversa dalla tua, ma non per questo vogliono cambiare qualcosa, ci possono essere opportunità di integrazione. No, nulla di tutto ciò. Gli era soltanto stato suggerito di rispondere alla loro presenza con uno stato di distensione muscolare. Questo ovviamente è un passaggio diverso. Si passa dal punto di vista emotivo, non cognitivo. Quindi, se io penso, ad esempio, alla paura, se voi pensate, quando hai paura, come ti senti? Beh, mi sento tutto teso, caspita. Se mi arriva di fronte un orso che mi ringhia, o un leone che ruggisce davanti a me, io mi gelo, tutti i muscoli istantaneamente, tac, mi fermo quasi. Ecco, loro gli avevano suggerito di mettere in atto proprio un comportamento diverso. A questo punto, vediamo un po' che cosa succede. Questo bisogno di coerenza cognitiva, quindi, non era stato l'unico aspetto, diciamo così, di cambiamento. Cioè, o meglio, no, è stato l'unico aspetto di cambiamento, l'aspetto, diciamo così, di distensione. Però,
queste persone poi, quando sono state richiamate, avevano addirittura non solo modificato, e non di poco, il loro atteggiamento nei confronti della popolazione nera, ma addirittura proponevano loro tutta una serie di motivazioni che sostenessero un'idea appunto di maggiore integrazione tra questi due gruppi. Quindi cosa era successo? Che passando dal punto di vista emotivo, io ho semplicemente evocato una emozione positiva, poi dopo gli aspetti cognitivi se li sono andati a cercare da soli per dare coerenza, perché dicevano dentro di me, mi trovavo nella condizione in cui i neri sono brutti, però caspita, ogni volta che vedo uno nero mi sento rilassato, mi sento meglio. Com'è che c'è questa dissonanza? Probabilmente non sono così brutti, probabilmente non sono così negativi, probabilmente non è così. Quindi sono andati alla ricerca attiva di nuove cognizioni per ristabilire e riequilibrare appunto questa dissonanza. Quindi, come vedete, il nostro bisogno, perché qui parliamo proprio di un bisogno, è un'esigenza per l'essere umano di avere appunto una coerenza cognitiva che metta in equilibrio gli aspetti emozionali con quelli cognitivi, ci induce pure, ci spinge, è una spinta motivazionale a mettere in atto comportamenti consoni con quello che pensiamo e sentiamo. Quindi tutte le nostre credenze e le nostre valutazioni affettive devono essere allineate. Quello che dicevo prima, se io so che Hitler è stata una persona particolarmente cruenta, eccetera, eccetera, beh, insomma, sono anche non ben disposto nei suoi confronti, no? Quindi proprio questo stato di tensione caratteristico della dissonanza deve essere ridotto e laddove non è possibile cambiare i nostri comportamenti, andremo a cambiare i nostri atteggiamenti o credenze. Ora, questo vedete, cioè non è cosa da poco, questa prima informazione relativa alla dissonanza che abbiamo visto adesso. Ora andiamoci a vedere un'altra ricerchina che fece Festinger, così abbiamo un panorama un pochino più articolato. La prima l'abbiamo vista da parte di Rosenberg sulla popolazione nera, sul cambiamento di atteggiamento. Quindi io pensavo prima che i neri erano brutti, sporchi e cattivi, dopo ho avuto conferma di questo, prima nel questionario, poi dopo aver avuto un trattamento in uno stato di trance dove mi veniva indotto praticamente una risposta viscerale distensiva, le persone sono andate a cercarsi tutti gli elementi positivi praticamente per favorire un'integrazione tra questi due gruppi. Quindi il comportamento è cambiato e non di poco. Ora ne vediamo un'altra ricerchina molto molto interessante che ci fa vedere come noi stessi cambiamo più facilmente quello che è il nostro, diciamo, sentire, le nostre valutazioni, piuttosto che i nostri comportamenti. E Festinger e Carl Schmitt ci dicono che per cambiare un atteggiamento, diciamo, tanto più è grande la ricompensa, tanto più è piccolo il cambiamento. Facciamoci un, prima ancora di entrare nello specifico, se tu mi dai, che ne so, un 100.000 euro per svolgere il lavoro di pulizia di una fogna, io dico, vabbè, vado, lo faccio. Mi dai talmente tanti soldi che pure che mi dà un po' il disgusto, mi tappo il naso, però lo faccio. Poi quando torno a casa dirò, oh, oggi guarda, ma amore, ho guadagnato 100.000 euro, fatto una cosa schifosa, sono dovuto andare a pulire una fogna, però guarda quanti soldi ho preso. Cosa succede? Che io sono comunque soddisfatto, no? Comunque sono appagato. La ricompensa che ho ricevuto è molto grande, giustifica anche il fatto che io sia andato a pulire una fogna.
Al contrario, invece, se io fossi stato pagato poco, magari mi davano 5 euro per pulire la fogna. Io nemmeno avevo tutta sta voglia di pulirla, però sai, mi devo mantenere il lavoro, mi devo in qualche modo, vabbè, tappo il naso e lo faccio. Nel momento in cui poi io tornerò a casa, dirò: oh, amore mio, guarda, mi hanno dato 5 euro, ho pulito tutta la fogna, bene, bene. Mia moglie cosa mi dice? Bravo cretino, se ti sei andato a svendere per due soldi, quindi tu effettivamente il tuo lavoro vale quello, cioè sei tu che gli hai dato quel valore lì. Quindi stai intaccando anche l'autostima di quella persona. Attenzione. Andiamo a vedere cosa hanno fatto Festinger e Carl Smith, perché hanno fatto un qualcosa di molto simile a questo esempietto che vi stavo facendo. Praticamente loro presero un gruppetto di studenti universitari e li mettono a fare un compito molto molto noioso. Non è pulire una fogna, però insomma, non è nemmeno la cosa più avvincente del mondo. Dovevano avvolgere sti gomitoli di lana, una cosa ripetitiva, non stimolante, quindi piuttosto noiosetta. Nel momento in cui finivano il compito, finiva la sessione praticamente, dopo che li avevano annoiati a sufficienza, e questi ragazzi andavano via, gli dicevano ad alcuni: guarda che dopo c'è il gruppo che deve venire dopo di voi, ti prego, digli che abbiamo fatto un compito divertente, perché sennò questi qua non vengono, se voi gli andate a dire così. Quindi ditegli che quello che abbiamo fatto era divertente, ti do una ricompensa per dirgli questa cosa, ti do 20 dollari. Ad altri ragazzi che uscivano, sempre la stessa richiesta gli facevano: guarda, digli agli altri che ci siamo divertiti, che sta, ti do un euro, ti do un dollaro. Quindi ad alcuni davano 20 dollari, ad altri gli davano un dollaro. Per fare cosa? Per dire che avevano fatto qualcosa di bello. Ora, a parte il fatto che più o meno tutti accettarono, poi ci fu chi insomma non accettò di mentire, però quelli che avevano accettato di mentire, che erano il 99%, praticamente dopo un po' furono ricontattati per vedere qualcosa, per vedere se il loro atteggiamento nei confronti di quel lavoro svolto fosse positivo o negativo. Perché? Perché io, subito dopo che gli avevo fatto fare questo compito, gli facevo compilare alla prima osservazione praticamente una scheda: quanto ti è piaciuto sto lavoro, quanto era divertente, quanto era noioso. E ovviamente le persone che avevano compilato questi questionari si erano espresse, diciamo, in modo sostanzialmente negativo, cioè negativo nel senso che non è che fosse stata sta cosa di divertente, eccetera, eccetera, piuttosto noioso, piuttosto ripetitivo. Quando furono richiamati, dopo che gli era stata data la ricompensa, si vide quello che era successo. Ed ecco, quelli che avevano ricevuto una ricompensa di 20 dollari avevano mantenuto la loro coerenza. Quindi avevano detto che il lavoro era noioso prima, e avevano mantenuto questo aspetto di coerenza del lavoro noioso. Ho fatto un lavoro noioso, poi sono stato pagato 20 dollari per dire una bugia, però vabbè, insomma, non è che era un delitto. 20 dollari è una cifra, diciamo, adeguata per dire una piccola bugia, non fa nulla. Non viene intaccata la mia autostima. Ritengo congruo quel pagamento rispetto all'entità della bugia che ho dovuto dire. Quelli invece a cui era stato dato un euro avevano radicalmente modificato il loro atteggiamento nei confronti di quel lavoro. Quindi, per loro, quando sono stati rintervistati, c'era stata una espressione media praticamente di piacevolezza di quel lavoro. Ora, sembra proprio una follia, questi sono andati a distorcere i propri ricordi e si ricordavano adesso che quel lavoro che avevano fatto era stato divertente per davvero. Ora, c'è qualcosa che non quadra e Festinger lo mise subito in evidenza. Praticamente si accorse che
le persone a cui era stata data una ricompensa molto piccola non avevano una giustificazione valida per dire una bugia. Quindi se io ho detto una bugia per una piccola bugia, diciamo per 20 dollari, può andare bene, sono stato pagato, è congruo quanto mi hanno dato e quindi io mantengo la mia idea, quel compito era noioso, era un barboso, però io mi sento giustificato nel dire che era stato divertente perché ho preso dei soldi. Quegli altri poveretti invece che avevano preso un euro, un dollaro, quando sono ritornati dopo qualche mese, avevano radicalmente cambiato polarità di valutazione del loro operato, quindi lo valutavano in termini estremamente positivi e entusiastici. Sì, mi sono divertito, è stato bello, eccetera, eccetera. Però non appena lo avevano fatto quel compito, non l'avevano valutato come bello. Cosa è successo? In sostanza, Festinger ce lo giustifica così. Lui dice: siccome io gli ho dato un dollaro soltanto, un dollaro non è sufficiente per dire una bugia, anche banale, quindi tu entri in un conflitto praticamente anche con la tua autostima, questa dissonanza cognitiva. Cioè, io sono una persona che per un euro si mette a dire bugie. Beh, non sono una persona buona, sono una persona, diciamo, che può essere, si può vendere al miglior offerente, non ho un'immagine di me così positiva, no? Anzi, l'autostima va proprio a picco, cioè io sono uno che per un euro è disposto a dire qualsiasi fesseria. Quindi vengono riequilibrati gli elementi, come vi dicevo in precedenza. Qual è l'elemento che può essere modificato? In questo caso il ricordo. Se io mi ricordo che la cosa che ho fatto era veramente positiva, allora io potevo anche non essere pagato, perché non stavo dicendo una bugia. Ecco dove rientra questa esigenza, appunto, di stemperare questa dissonanza cognitiva. Vedete com'è chiaro adesso? Quindi, se noi lo andiamo a rivedere anche nei comportamenti di oggi, pensiamoci un pochettino. Ti do una birra se ti fai un vaccino. Forse qualcosina sotto ci sta. Ti do una pizza se ti fai il vaccino, ma io potrei rischiare potenzialmente la vita. Ma non fa niente, non ti preoccupare. Per carità, sperando che tutte le cose vadano nel modo migliore, ci mancherebbe, per carità. Però, vedete Festinger a cosa ci ha messo, quale velo ha squarciato? Ci ha messo in evidenza che, siccome non poteva essere considerata una giustificazione sufficiente per mentire quella di aver avuto un dollaro, allora io avevo, come quelli dei neri, a cui era stato suggerito di provare un'emozione positiva, vedete anche qui c'è stato un cambiamento radicale. In altri termini, noi possiamo dire che quando le persone si trovano quindi in una condizione in cui la giustificazione esterna a mettere in atto un comportamento controattitudinale è insufficiente, riducono lo stato di dissonanza cognitiva giustificando internamente il proprio comportamento, internalizzando così un atteggiamento diverso nei confronti di quello che viene richiesto loro di fare o che sono obbligati a fare. Parole di Festinger queste, che però sono attualissime tutt'oggi. E ci dice ancora di più che tanto maggiore è l'incentivo, tanto minore sarà il cambiamento. Perché pensate ad esempio a tutti quei medici vaccinatori, perché gli danno tutti quanti sti soldi? Perché così è giustificato il loro comportamento, no? Non avranno sensi di colpa o non si espongono in questa fase ai sensi di colpa. Poi chi vivrà vedrà, insomma. Adesso, dopo questa, insomma, secondo nostro appuntamento dove abbiamo parlato così sommariamente della dissonanza cognitiva per poter dare, insomma, delle spiegazioni fruibili realmente per tutti e contribuire quindi a un progresso morale della nostra società, mi sento di ringraziarvi tutti e
per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima. E ancora non ho preparato l'argomento per la prossima, però credo che rimarremo in linea rimarremo su questa parte della dissonanza cognitiva e comunque di altri piccoli aspetti. Un saluto a tutti voi.